Bentornati su Denno, vi propongo oggi un focus come video per quanto riguarda il Battletome Legends of Nagash e riguarda in particolare i tratti di battaglia e l'abilità comando che sono in comune a quattro alleanze presenti all'interno appunto del Battletome stesso, che sono la Grand Host of Nagash, la Legion of Blood, la Legion of Night e la Legion of Sacrament. In questo modo creo un unico video a cui potrete fare riferimento se volete avere un focus per quanto riguarda quelle cose specifiche, in modo da non ripetere in ogni video che riguarderà queste alleanze in particolare le stesse cose. In questo modo avete un focus che tratta, perché appunto è una cosa che è più generale, e quindi avete un qualcosa su concentrarvi e riduco anche le dimensioni per quanto riguarda quei video. In questo modo, se siete interessati a queste cose specifiche, andrete a vederle in questo video. Altrimenti andrete a vederli nei video relativi a quell'alleanza specifica, alle caratteristiche di quell'alleanza. E in questo modo possiamo cominciare. E ora cominciamo a parlare per quanto riguarda dei tratti di battaglia, questa parte in comune per tutti quelli che sono le alleanze nuove all'interno del Battletome Legends of Nagash. Il primo tratto di cui parliamo è The Inquiet Undead, che è in comune appunto a tutte le alleanze e permette di schierare due coppie di segnali tombe, una coppia per ogni territorio alleato e nemico. Va ricordato a riguardo che per quanto riguarda i territori, questi non necessariamente coincidono con le zone di schieramento, quindi bisogna tener conto di quello che è lo schieramento particolare che si va a trattare. Inoltre, bisogna ricordare che appunto le zone di schieramento sono delimitate molto spesso rispetto ai territori e vengono delimitate esse stesse dalla distanza a mantenere dal territorio avversario, quindi per quello bisogna fare la distinzione tra territorio e zona di schieramento. Non c'è un reale motivo per usare comunque segnalini tombe, in quanto in realtà si parla di due punti, ma i segnalini servono a mantenere appunto un'idea di quelli che sono i punti considerati, quindi avere un modo per visualizzarli. Al riguardo, se volete usare appunto dei segnalini particolari per identificare i punti, vi consiglio di usare dei segnalini relativamente piccoli, delle dimensioni massimo di una basetta da 25 mm come riferimento, in modo da evitare abusi sugli stessi, cercando di sfruttare la dimensione del segnalino per variare un po' la posizione del punto considerato. Ci sarà comunque in futuro un video specifico su come realizzare dei segnali di tomba personalizzati, quindi se siete interessati ci sarà appunto da parte mia la proposizione di realizzare determinati segnalini specifici per appunto avere un qualcosa di più caratteristico da posizionare in campo. Questi segnalini in particolare hanno due utilizzi peculiari. Il primo consiste nel poter mettere da parte delle unità con la keyword summonable, invece di schierarle direttamente in campo, e dichiararle schierate intombate nella tomba. Non c'è un limite, tra l'altro, al numero di unità che si possa usare per fare ciò, quindi volendo si possono anche mettere tutte le unità con la keyword summonable da parte per poter fare questa operazione di, diciamo, evocazione successiva. Alla fine della propria fase di movimento, per ciascun hero death presente entro 9 pollici da un segnale tomba, si può prendere una singola unità posizionata prima da parte, quindi intombata, e schierarla interamente entro 9 pollici da quel segnale tomba e a più 9 pollici da qualsiasi modello nemico. Qualsiasi modello che non possa essere posizionato entro 9 pollici è considerato ucciso. Questo può essere comunque qualcosa di tattico perché, essendo che modelli e non l'unità viene uccisa, quindi è possibile decidere di posizionarli in un certo modo quell'unità lì, in modo da poi poter recuperare successivamente i modelli nel caso, ma avere un vantaggio tattico di posizionamento. Tenete conto che a livello strategico questo tipo di schieramento propone diversi vantaggi, tra cui conquistare obiettivi, creare imboscate o anche recuperare unità, come si vedrà avanti per quanto riguarda l'abilità comando specifica presente appunto nelle Legends of Nagash, sia che punti negativi, perché si sarà vincolati ad avere sia i segnali di tomba in una posizione specifica, ma anche gli hero death nelle loro prossimità. Per cui questo effetto, perché funzioni in modo adeguato, sarà strettamente legato sia allo schieramento che al movimento delle unità che si vogliono appunto utilizzare. E soprattutto per segnalini di tomba in campo nemico, si deve fare molta attenzione in quanto per posizionarli si dovrà fare attenzione che non vengano incapacitati dalla presenza del nemico stesso, perché
in quanto se il nemico stesso per caso dovesse piazzare un modello sopra al segnalino stesso, ecco che praticamente annulla la possibilità di utilizzare questa evocazione in qui, in quanto appunto non ci sarebbe un modello che potrebbe essere totalmente dentro i 9 pollici, dovendo stare anche a 9 pollici almeno di distanza da un modello nemico. Quindi bisogna fare attenzione a questo utilizzo. Inoltre bisogna anche tenere in considerazione che se a fine battaglia ci sono delle unità ancora intombate e quindi non ancora evocate da essere state messe da parte, queste unità verranno considerate perse. E come utilizzare queste unità se si decide di intombarle? Perché appunto potrà essere anche che si rischia di perderle se non si riesce a evocarle in tempo. I segnali di tomba hanno anche un'ulteriore abilità che è particolarmente importante, che è Invigorating Aura. Questa permette all'inizio della propria fase hero di prendere un'unità singola amica con la keyword summonable, quindi di nuovo solo le summonable sono soggette a questa abilità, che sia entro 9 pollici dal segnale di tomba, basta che ci sia un modello in realtà parzialmente dentro i 9 pollici, quindi in questo senso non è un problema. E si può pertanto o curare l'unità di D3 ferite se ha ferite multiple e quindi subite, oppure rievocare un numero di modelli pari al numero di ferite che si vengono ripristinate con il D3. Quindi nel caso il modello abbia una sola ferita, un modello per ogni ferita, oppure nel caso ne abbia due, per esempio, verrà rievocato solo un modello con una ferita nel caso si faccia un 1-2, un modello completo nel caso si faccia 3-4, nel caso si faccia 5-6, per esempio, si revocherà un modello completo con due ferite e un modello con una sola ferita. Però bisogna anche ricordare che ci sono alcune considerazioni da fare a riguardo per l'utilizzo di questa abilità. Uno, che viene costato una sola unità alla volta, quindi una sola unità è selezionabile per segnale di tomba. Non, nel senso, la stessa unità può essere bersagliata da più segnali di tomba, però ogni segnale di tomba ha un solo utilizzo a turno per utilizzare questa abilità. Il raggio degli obiettivi è alquanto ridotto perché sono comunque 9 pollici, quindi si deve fare attenzione al posizionamento dell'unità per poter beneficiare della cosa. Le unità con la regola summonable sono in sostanza unità che rappresentano massa e quindi non sono di solito unità d'elite, quindi bisogna tener conto anche del rapporto che si ha con questa unità. E non per ultimo il fatto che l'unità danneggiata ha priorità che va sul curare le ferite. Quindi si deve prestare molta attenzione al fatto che potrebbe essere uno spreco stesso il tiro sulla stessa, perché si potrebbe dover andare a curare magari una ferita singola rinunciando ad evocare altri modelli, perché prima va fatta la cura alle unità. Quindi eventualmente servirà una seconda evocazione per riportare in vita altri modelli dell'unità stessa una volta finito di curare il modello che era già danneggiato. L'altro tratto di battaglia che invece è comune a tutte le alleanze presenti all'interno del Battletome è Deathless Minions, che permette ogni volta che viene allocata una ferita mortale, quindi si parla del damage in questo caso, a un'unità amica Death entro 6 pollici dal generale o da un altro Death amico, sempre comunque entro 6 pollici, la possibilità di negare queste ferite al 6 o più. È da ricordare anche che non necessariamente il generale è anche un hero, quindi bisogna tener conto questa differenza qui. Il generale comunque deve essere un leader e non deve appartenere agli alleati. Questa è invece la parte per quanto riguarda l'abilità comando aggiuntiva che è in comune a tutte le nuove alleanze presenti nel Battletome Legends of Nagash, con appunto l'esclusione dell'alleanza Soul Blight e della Grand Allegiance Death, di cui parleremo più avanti in altri video. Ecco che questa abilità comando permette al generale, nel caso sia entro 9 pollici da un segnalino tomba, di prendere un'unità amica summonable che sia stata distrutta e rischierarla totalmente entro 9 pollici da quel segnalino e a più di 9 pollici dai modelli nemici. Questa abilità comando è veramente ottima in quanto utilizzata soprattutto nei turni più avanzati della partita può veramente cambiare le sorti della stessa. Purtroppo il suo effetto è ridotto nelle partite stile Pitcher Battle in quanto per fare ciò, ovvero per recuperare un'unità completamente distrutta e riportarla in campo, si deve avere punti di rinforzo da parte per sfruttare l'abilità comando, il che vuol dire anche vedere quale unità si possa poi riportare in campo, perché appunto dipende sempre dai punti che si hanno da parte e la possibilità di utilizzare questa abilità comando.
È un'abilità a comando di cui non conviene dimenticarsi l'esistenza perché può diventare fondamentale in partita, in quanto l'abilità a comando viene usata nella fase hero, il che vuol dire che l'unità che viene evocata tramite appunto questa abilità a comando poi può anche muoversi, quindi può andare sia a conquistare obiettivi che andare ad assaltare unità nemiche volendo, anche relativamente distanti in quanto dipende anche dal movimento dell'unità stessa. È da tenere in considerazione poi che tra le unità summonable abbiamo anche la Grave Guard, ma anche i Black Knights, i Dire Wolf, gli X-Raid, i Bass Worms, i Fairbloods, quindi sia unità che possono far danni che molto veloci, oltre che unità che possono volare, per cui superare anche ostacoli e unità nemiche che si siano eventualmente messe nel mezzo, magari da un obiettivo o da altre unità che si vuole assaltare. Invece in partite narrative open war è semplicemente una manna dal cielo, perché vuol dire poter portare una massa continua di non morti verso l'avversario, dato che non si è legati ai punti. Quindi si potrebbe veramente fare un effetto orda e utilizzato adeguatamente anche se limitato a una sola unità al turno. Comunque vuol dire sempre un'unità in più a turno che può andare a vessare l'avversario. Vi ricordo ad ogni modo che questo è un focus su questo tema particolare e vi invito a guardare anche gli altri video per quanto riguarda il Battletome Legends of Nagash, dove tratterò più in specifico ogni argomento che verrà appunto trattato nei video di riguardo. Dal Dynamod per questo video è tutto, vi invito a mettere mi piace, a iscrivervi al canale, a suonare la campanella e a lasciare un commento se siete interessati ad avere specifiche e ulteriori video riguardo questo tipo di video, oppure se siete interessati a semplicemente segnalarmi qualche domanda o qualche video a cui potete essere interessati. Da Dynamod è tutto, alla prossima!